Lo sport come amico e compagno di crescita, sinonimo di un sano stile di vita, è stato in vetrina in questi giorni a Sport Expo, giunta quest'anno alla 10ª edizione. L'evento, rivolto a ragazzi dai 6 anni ai 14, promuove le attività sportive tra i giovanissimi e li invita a sperimentarle. I riscontri sono ottimi, oggi si termina con la giornata dedicata alle scuole primarie. E sono circa 4.000 i ragazzi che arrivano dalle scuole di Verona e provincia, scuole elementari. Ieri c'è stato un bellissimo afflusso, 32.000 le persone che sono entrate e 24.000 le persone del sabato, quindi un ottimo successo. Quante le forze in campo per questa organizzazione? Beh, abbiamo 56 espositori sportivi per ben 60 discipline, in più abbiamo circa 200 volontari che arrivano dal gruppo forte della Facoltà di Scienze Motorie, e Facoltà di Educazione e di Comunicazione dell'Università di Verona e poi delle scuole ANTI di Villafranca. Tanti gli ospiti in questi giorni, oggi è stata la volta di Manuela Levorato, plurimedagliata nei 100 e 200, primatista di atletica leggera. Io sono ben felice di partecipare a queste manifestazioni, anzi congratulazioni al Comune di Verona, che questa è la 10ª edizione se non sbaglio, perché è essenziale che i suoi piccoli cittadini crescano con un bel messaggio così. Chissà quanti ragazzini che questa mattina provano i vari sport poi magari andranno a casa invogliati e vorranno chiedere di iscriversi e fare qualche cosa. E lo sport deve far parte della vita di tutti noi, perché si cresce sani, si cresce con disciplina e perciò dovrebbe essere rivalutata un po' di più anche l'educazione fisica nelle scuole, non bistrattata nelle ore tipo la ricreazione, e speriamo che questo messaggio si divulghi il più possibile. Lezioni, mini tornei, esibizioni di varie discipline, tennis, pattinaggio, arti marziali, basket, calcio, scherma. Per tutti i giorni dell'evento sono state esposte le 4 coppe del mondo conquistate dalla nazionale italiana di calcio nel 1934, 1938, 1982 e 2006.